discussed questa analisi soprattutto politica, una situazione della crisi economica per dimostrare l'importanza appunto della politica dietro anche la crisi economica, soprattutto se ovviamente questo scollegamento fra istituzioni e cittadini, che questo stiamo vediamo a livello locale o nazionale, subito scambio di denari, forse non abbiamo capito che questo forse non la risolve in termini della nostra appartenenza politica europea. Io passerei adesso la parola a Francesca Fauri, la parte diciamo economica, lei è diretta. Cooperativo a livello monetario perdeva colpi, aveva perso membri importanti,
la stessa situazione. Questo è secondo me, è la risposta politica che mancava. Sono stata ieri da un seminario a Rouen, in Belgio, dove tenevo un seminario di commiato Sebastian Frenk, che è un politologo, un storico politico che si è definito dell'Europa, in cui sottolineava appunto che per tanti anni l'Europa non ha fatto passi avanti nel suo modello di costruzione politica, perché secondo lui l'Europa mancava di una definizione di quella che è la possibile unificazione politica europea. E sul fatto che questo mancasse, siamo andati per tanti anni e l'Europa è rimasta indietro. E quindi citava il diario di Margaret Thatcher, che cita una conferenza in cui doveva recarsi a casa intergovernativa a Dublino, in cui si doveva parlare di unificazione politica. La Thatcher era contraria, ma era tranquilla perché dice la sua memoria, dato che non esiste una definizione di unione politica europea, non la tenete in vita. E quindi non si è fatto nessun passo in avanti, perché l'incertezza sulla definizione di quella che potrà essere l'effettiva o virtuale unificazione politica europea fece partire l'unione. Quella volta. Poi, mi ricordava Giuliano, passi avanti, ci sono stati pochi, la mancanza di una Costituzione europea poteva essere un'occasione importante di avere obiettivi comuni, obiettivi condivisi, come si diceva anche questo, è stato un tornare indietro. Quindi, quali sono le alternative che nasce a questa crisi? Non sono molte le alternative, bisogna dire. L'analisi economica, che quindi adesso cito proprio quella strettamente avanti dagli economisti più noti, è abbastanza un'analisi statica e si è evoluta poco negli ultimi anni, è stata piuttosto scettica nei confronti della capacità di reazione dell'Europa alle crisi economiche, perché secondo gli economisti, i vecchi economisti e quelli più nuovi, i vecchi sono Mill, Balassa, Mandel, i nuovi diciamo anche la Resina, sono per fare dei nomi di coloro che hanno scritto più di recente, hanno messo queste questioni sui giornali. Cioè, il fatto che l'Europa sia incapace di reagire a questa crisi è dovuto al fatto che non abbiamo un bilancio comune, non abbiamo quindi un bilancio troppo ristretto, noi ridistribuiamo a livello europeo quasi meno ormai l'1% del prodotto interno lordo europeo, questa è una capacitazione troppo piccola, se appunto non si allarga questo bilancio, non si va verso modelli politici diversi, federativi, gli economisti, e allora la loro analisi ferma qui, vedono solo il campo dell'Europa, questo è il ciclo ormai comunque delle loro analisi. Quindi questa crisi, dato che potrà avere effetti dirompenti e sistemici, proprio perché l'Europa, secondo gli economisti, non è una federazione. Quindi questa è la loro capacità di analisi, che come dico è rimasta in contatto, non è che ci sia stata l'evoluzione, era così il primo libro interessante proprio di quella Balassa del 61, la prima critica che faceva non eravamo ancora l'Unione Moneta, solo di mercato, ma è proprio questa, ed era appunto l'Europa se non può andare avanti a integrare sempre più il mercato, perché se ad un certo punto maggiore l'integrazione dei mercati e poi della moneta, maggiore sarà la necessità di integrazione politica, questa alla fine che si diceva, e la loro capacità di analisi e di soluzione della crisi, devo dire ancora oggi, è questa, cioè se il passo avanti deve essere fatto con un cambiamento di tipo politico. Io devo dire che tanti passi l'Europa comunque li ha fatti, anche in relazione a questa stessa crisi che sta vivendo oggi. Cioè, io racconto sempre ai miei studenti quando faccio lezione che la BCE, la Banca Centrale Europea, uno dei suoi, tra virgolette, difetti maggiori è che non ha ereditato la capacità di essere un prestatore di ultima istanza nei confronti delle crisi, appunto delle aziende, ad esempio come ha sempre fatto, e cito sempre della mia esperienza di storica economica, la Banca d'Italia, che è sempre stata vicino ai suoi imprenditori, alla sua economia, in momenti di crisi ha rifinanziato le banche, ha rifinanziato le aziende, ha rifinanziato settori industriali come la siderurgia strutturalmente in crisi in Italia, che hanno sempre avuto un grande beneficio da queste iniziative di liquidità. La Banca d'Italia creò il futuro braccio operativo, si chiama CSB, un consorzio sui valori industriali, che andava a finanziare le aziende in crisi specificatamente. Quindi chi lo fa? Ci si chiede anche oggi, ma chi sarà? Avrà questo ruolo di prestatore di ultima istanza nell'economia in crisi? Beh, questo ruolo non ce l'ha la Banca Centrale Europea,
muovere, perché non è dei suoi obiettivi, almeno lo è solo in maniera molto limitata. Però devo dire che ha negli ultimi mesi, quantomeno, parliamo quindi proprio degli ultimi mesi del 2012, un certo interventismo da questo giro di ultima istanza si è visto anche nelle azioni della Banca Centrale Europea, perché i prestiti hanno rimasto agevolati dal 1% della Banca Europea, in due tranche, da 529 a 490 miliardi di euro nel giro di pochi mesi, tra febbraio e marzo 2012, solo l'intervento del prestatore di ultima istanza, non esiste che non possono essere definiti tali, quindi è stata una massiccia iniezione di liquidità e qui hanno beneficiato tutte le banche europee, comprese quelle italiane, nella speranza, forse remota, che utilizzando questa liquidità potessero sostenere l'economia reale. E poi questi fondi sono stati tesaurizzati dalle banche o impiegati in altro modo che con reinvestiti nell'economia reale, questo la banca centrale europea non poteva più vedere, però l'intenzione di questo è stata valutata, è stata. Sì, però l'intenzione appunto era quella di fare un intervento classico di buona fede di questo periodo di ultimo stato. Quindi ho visto una capacità di reazione c'è nelle istituzioni economiche, anche in questo momento, però secondo me siamo giunti al punto in cui l'economia deve fermarsi, cioè, l'integrazione economica è al palo. Non più avanti di così c'è solo una proposta di tipo politico che può risolvere le idee e fare andare avanti in Europa. Quindi sono passi questi che sono stati fatti fino adesso, che fanno vedere in un certo senso un meccanismo di mutuo aiuto collettivo tra paesi europei, se vogliamo, dal punto di vista economico, anche perché nel 2010 la fondazione di questo fondo salva stati e mette obbligazioni per la quale è molto necessario a fornire i prestiti per gli stati con difficoltà finanziaria, perché questo è un passo importante. Quindi dal punto di vista economico forse sono interventi di tipo di cuore, tanto più avanti di questo, anche la mutualizzazione del debito che è stata proposta e se ne parla, anche oggi la Merkel però mi sembra sui giornali aver detto che se ho fatto un sintomo si farà male, anche questo credo che sia essere una soluzione, ma che comunque implica che ci dovranno essere anche le direzioni dei passi avanti di tipo politico, c'è bisogno però, secondo me, di una risposta politica, di una leadership politica, come diceva Giuliani, forse oggi manca, ma che andrebbe rilanciata.